Armando, ci siamo emozionati tutti. Penso proprio di sì, sinceramente. Ecco, una serata davvero molto particolare. Alla fine c'è stato anche entusiasmo, no? Perché si deve guardare al passato, ma bisogna proiettarsi anche al futuro. Però c'è stata tanta commozione in chiesa. Poi notavo una cosa, Armando, e chi più di te può certificare quello che sto dicendo? Nei vicoletti di Lago Negro, no? Nei quartieri, nel centro storico, la vostra musica che risuonava tra le case era davvero un'emozione meravigliosa. Beh, è nata proprio in quei vicoletti, quelle case, proprio da dove siamo passati. Noi non abbiamo mai composto un pezzo fuori da Lago Negro, forse nessuno lo sa ancora, ma no, tutto il lavoro artistico l'abbiamo sempre svolto dai primi anni 70 a Lago Negro. Ma era una scelta proprio artistica, di intimità propria, di stare con se stessi e di tirar fuori le cose che uno sentiva in questo momento, nel suo luogo e nei suoi posti. Niente. Pensa che oggi sembra una cosa straordinaria, ma forse per noi non lo era. Parlo al plurale sempre tra me e Pino, perché siamo stati sempre legatissimi nel campo artistico come nel campo della vita. Armando, il sindaco ha detto in chiesa in questo periodo, in questo anno, tantissime persone hanno telefonato, hanno chiamato, tantissime persone sono venute anche questa sera, e chissà quante persone hanno dialogato con Armando, quanti fans, quanti amici un po' sparsi in tutta Italia e non solo in Italia probabilmente. Ma io mi faccio una semplice domanda: non credo che tutte le persone che conoscono noi artisticamente si sono prese la briga di chiamare prima il sindaco che me. Cioè, se poi hanno avuto migliaia di chiamate, ben per lui, evidentemente sarà il sindaco di Lago Negro eternamente, non lo so. Nel senso ovviamente che se a loro hanno chiamato tutte queste persone, immaginiamo Armando quante persone... Io cerco di stare dietro a tanti cari amici, perché io non li chiamo fan, li chiamo amici, molti li conosco da anni che seguono concerti, seguono chi da 20, chi da 30, chi più giovane, chiaramente. Però è ovvio che si rivolgono anche al paese se hanno bisogno di altre cose. Cioè, credo che le istituzioni dovrebbero mettersi un attimino più a servizio di questa gente che molto spesso fa chilometri, chilometri e chilometri, non è dietro l'angolo proprio. C'è gente come lei che viene quasi tutte le settimane da Milano, ma non sto scherzando. Cioè, Miriam, vero? Miriam. Hai visto? Oramai le conosco a memoria. Fefi. Da Roma, dalla Sicilia. Quindi non è che stanno dietro l'angolo, raggiungo Lago Negro, si fanno chilometri, si fanno sacrifici, per essere vicini a Pino, vicino a me, vicino a respirare l'aria del mondo che era nostro, che ha ispirato le canzoni, che ha ispirato la nostra vita, il nostro modo di esistere correttamente, e lo aggiungo con, bello, ti è piaciuto, correttamente, con educazione, quello che molto spesso l'ultimo anno proprio non ho visto per niente. Negli anni, in quegli ultimi anni scorsi, ancora meno nel campo artistico e anche nel campo intorno. Non è polemica, è così. Qualche precisazione. Don Mario ha fatto una predica studiata, nel senso che davvero ha riflettuto molto, insomma, ecco, e ha consegnato delle belle espressioni. Questo lo dici tu? Sì. A me è piaciuta molto, Armando. È una scelta, lui ha un suo pensiero che io rispetto sempre, i pensieri altrui. Io la penso leggermente diversamente, cioè non mi soffermo se sotto la croce c'è la Madonna o questo o quell'altro, mi soffermo su un percorso di vita cristiano, religioso, cattolica, tra virgolette, in certi modi, in certi termini, che è fatto di correttezza, di educazione, di lavoro, di sacrificio, tutte queste cose vanno in mezzo, no? Di serietà, quindi è un altro discorso. Lui ha puntato sul fatto suo, che posso condividere, ma le sue, il suo modo di pensare. A me, ti dico, me ne può portare un po' di meno, come credo anche ai fan. Se la croce simbolicamente c'è sotto il crocifisso la Madonna o meno, anche perché simbolicamente tanti simbolismi possono anche essere interpretati diversamente, no? Non nasco ieri, scusami, culturalmente non sono proprio l'ultimo arrivato, ci sono tanti modi di interpretare tante cose, però sicuramente insomma, Don
Mario era ispirato, diciamo, ha detto davvero delle belle parole nei confronti di tuo fratello. Non sto discutendo l'ispirazione di Don Mario. Sì, okay, okay. Parole che io non... Non mi mettere in difficoltà, Armando. No, no, non ti metto in difficoltà, sei tu che metti in difficoltà me. È un suo pensiero, rispetto al suo pensiero, io, il mio, è leggermente diverso. Ok, ok. Scusami, ne parlerò in privato con Don Mario, ti sta bene? È sempre bello confrontarsi perché si cresce. Questo anno, Armando, la domanda è anche, capisco che può generare anche, non fastidio, ma insomma, tristezza, ecco, che anno è stato questo? Allora, un anno, cioè non posso fare il resoconto di un anno, tanto per il giorno io parlo, stiamo parlando di Pino, ma io in 10 ore ho perso 2 fratelli, non uno, e sulla morte non faccio distinzioni, questo è più famoso, quello è meno famoso, per me erano 2 fratelli col quale uno ha attraversato tutto un percorso di vita, l'altro un po' di meno perché era il primo, ma non per questo abbia meno valore per me e nei miei sentimenti e nelle emozioni mie familiari, quindi quando oggi e domani mi tocca un'altra ricorrenza che per me non sarà inferiore a questa o di meno, ci saranno meno fan sicuramente, giusto, forse il sindaco non si esprimerà in questi termini, non avrà ricevuto tante telefonate, o forse il Don Mario analizzerà meno le croci su Giovanni perché non avrà tanto tempo per vedere se questo significava questo e quello significava quell'altro, per me ha solo un significato, l'amore, quindi non parto da tutte queste... sti concettini. Certo, hai ragione, ti chiedo scusa, però ecco, su Pino, quest'anno senza Pino, concentriamoci su Pino. Quest'anno senza Pino credo che si sia avvertito molto artisticamente, forse più di quanto negli ultimi anni. Dico questo perché forse è stato un po' per colpa sua, un po' per colpa dei media, un po' per colpa di tante cose, forse trascurato la nostra arte di 40 anni, che non è proprio una passeggiatina, si sono trascurati milioni di dischi, non 2 o 3, ma solo sulle mie produzioni eravamo a 6-7 milioni di dischi venduti, che toccano pochissimi artisti in Italia, cioè solo tanto perché forse vivi a Lago Nero, nel tuo paesino, io cresco i miei figli come tutti, tutte le persone normali di questo mondo, non vado a fare il vippone a Roma eccetera, credo che oggi la televisione, le radio siano un po' troppo influenzate dall'apparire, tutto apparire, dobbiamo apparire a tutti i costi per dire niente, cioè torniamo all'essere, non tanto all'apparire, perché altrimenti siamo fottuti un po' tutti per le generazioni future, no? Tu mi hai parlato di futuro, pensando al futuro mi fa veramente male al cuore, sto molto male perché io ho dei figli giovanissimi, cioè Antonio ha compiuto adesso 18 anni, mia figlia oggi 25, quindi la sua ricorrenza è stata un po' così, quindi pensando al loro futuro un po' mi spaventa, ma penso anche al futuro di tutti quelli che ci circondano, dei giovanissimi, e ne vedo già qualcuno qui intorno a noi, e dico, se andiamo avanti così dove andiamo a parare? Su cosa costruiamo il loro futuro? Vogliamo apparire? Vogliamo essere tutti telegenici? Io non sono bello, non farò l'attore. Giusto, ma forse hai fatto altro nella vita, ma forse te lo sei dimenticato pure tu, giusto? E il nome Armando Mango in Basilicata quanto conta? Quanto è 2 di coppe? Avanti, rispondimi tu a questo. No, assolutamente, ma conta, conta. Scusami, aspetta che mi piglia un accidente, poi dopo ne parliamo. Con chi ne parli? Con Federica, con qualcun altro? Per dire, ma cosa, guarda, Armando ha fatto tante cose, giusto? Ha fatto anche cose egregie, giusto? Produzioni importantissime, ha lavorato con tutti i migliori artisti italiani. Cioè, ma non è una passeggiata forse molto spesso, no? È quello che dico, ma non per me, assolutamente, non me ne può fregare di meno, guarda. Però non insegniamo a loro, perché gli mandiamo dei messaggi sbagliati, era quello il senso della mia risposta. Beh, tra l'altro questa intervista è davvero molto vera, molto anche cruda per certi versi, ed è bello perché così viene fuori un dialogo reale, concreto. Armando, poi l'ultima domanda la riservo ai progetti, perché anche questa sera si è parlato di una strada da dedicare a tuo fratello, altre cose, e ne parliamo tra un attimo, perché sono convinto che la tua risposta sarà particolare.
e mi predispongo ai fuochi d'artificio. Però, permettici in questa occasione, che è anche un po' una celebrazione in qualche misura. Ci sono stati dei momenti in cui si avvertiva assolutamente sì. Ecco, nel celebrare tuo fratello, nel celebrare in qualche modo anche te. Me è poco, io te lo dico schiettamente, giusto, è poco. Si parla di una letterina, quello manda la lettera, l'altra manda il telegramma. C'erano migliaia di persone, c'è stata... No, io parlo di quelli vicini, quelli lontani, eccoli qua, sono tutti quanti, migliaia di persone hanno affrontato viaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, la mia sono sempre crudo, tu lo sai, che purtroppo non è che lo mando a dire, giusto? Io riesco a fare piuttosto che mandare a dire, giusto? Ho fatto il Festival delle Arti dedicato tutto ai miei fratelli scomparsi recentemente. Quest'estate ci sono stati dei momenti davvero bellissimi, intorno alla mezzanotte. Te ricordo. No, intorno dall'inizio alla fine, perché tu forse giustamente. No, ma perché lui è venuto il giorno dopo, che c'erano tanti ospiti più famosi, no? Il primo giorno la televisione non ci dedicano questo grande impegno, che c'era la gente normale che cantava, hai capito? Che è stato un inizio spettacolare, veramente, dedicato a Pino, con il gente normale che saliva sul palco spontaneamente, vero, no? In un modo. Io ho visto persone interamente, vi erano migliaia, tu lo sai perché c'eri il giorno dopo, hai capito? Tutti commossi, tutti con le lacrime, tutti con il fazzoletto in mano, va bene? Ma non ho visto i giornali parlarne, le televisioni, tu la tua ripresina, che tanto di rispetto. No, pure il giornale, ma noi è una piccola, noi siamo piccole, non mi dare croci. Ma vedi che fraintende, tu mi vuoi sempre fraintendere, se ogni volta, tu mi chiami sempre crudo, vedi, perché dico le cose quello che sono, ma perché te le devo mandare a dire? Facciamo le riprese, facciamole bene, no? Sono sempre a disposizione di tutto. Lo so, però io fui messo al lato, ma giustamente perché c'era molta gente, però io... Armando, non parliamo delle riprese. Tale quale qui. Si è fatto, sì. Si è fatto una fiaccolata ed era ora. Cioè, abbiamo fatto pure dei funerali, ma non ho visto granché. Per colpa di chi non lo voglio neanche dire, perché forse io uscivo dall'ospedale l'ora prima dei funerali di mio fratello. Dopo un'ora avevo anche l'altro funerale. Insomma, quindi ero in un momento non proprio... Il funerale c'era un mare di... Tu parli del funerale l'anno scorso? Va bene. Parliamo dei funerali, se ci sono quante migliaia di persone, che cacchio è stato fatto? Non c'era un manifesto. Vabbè, questo non so adesso. No, nessuno ne ha parlato, non c'era una ripresa televisiva su reti importanti. Di cosa parliamo? No, però in quei giorni ci furono però delle... Armando, ogni giorno... Tesoro, se tu vuoi polemiche sono pronte. No, ogni giorno si parlava dei due fratelli morti, non si parlava dell'artista. Io parlo dell'artista. Se ne morivamo tutti e quattro i fratelli, succedeva l'ira di Dio, era una festa nazionale. Qua c'è la cultura della morte in televisione, non mi piace. Tu lo sai benissimo. Oh, si parlava delle morti, si celebrava la morte, non la vita. Io celebro l'artista Mango, è una cosa. Celebro la morte di Mango, è un'altra cosa. È morto pure il fratello. La D'Urso mi dava morto pure a me, ha fatto la ripresa il giorno dopo. Cioè, non deve aspettarmi. Io ero a casa già sano e salvo, finalmente. Però quello ancora mi faceva il programma aspettando che morissi. Raga, ma mi sembra esagerato. Questo sì, ci furono dei giorni, quei giorni furono davvero particolari. Beh, per te sembra... Cioè, tu ti soffermi sulla quantità, non sulla qualità, perdonami. Che tu mi dici c'erano 20.000 persone, minimo, non è che mi aspetto chissà che cosa, mi aspettavo ancora di più. Ma non c'è stato granché. Anche al Festival di Sanremo alla fine non c'è. Vedi che te ne vieni? Questo lo noto. Non è uscito niente di buono. Stiamo aspettando, è una serata dedicata a Mango. Una cosa di buono. Vogliamo... Ci hanno comunicato che faranno un servizietto dalle 3 alle 5 del mattino. E noi stanotte su Rete 4 ci becchiamo una bella replica di Mango. Dai. Cioè, capito? No? Cioè, quello che chiamiamo Memorial. Essere più voi qui di Lago Negro, essere offesi da questo. Se poi devo essere io a stare vicino a loro, io posso farlo, lo faccio con un amore, con tutto quello che vuoi. Ma attenzione, poi c'è anche una stanchezza mia. Io ho anche la mia vita, c'è il mio privato, c'è i miei figli, c'ho le mie cose, giusto? Che mi dici c'è tanta gente, tanto questo, tanto quell'altro, non abbiamo risolto granché. Non abbiamo... C'è tanta gente, ecco, per poter fare, facciamo una filodiffusione, facciamola bene con degli altoparlanti bellissimi, muore Mango, ma non credo che si poteva aspettare una settimana per fare i funerali, dare l'opportunità a tanti artisti di partecipare. Mi è sembrata la corsa del... via!
Tu non ci hai pensato, io sì purtroppo. In quel momento non ci ho pensato. Tu hai una sensibilità che ti viene riconosciuta. In quel momento non ci ho pensato, forse non ero tanto lucido neanche per pensarci. Ma riflettendo sul dopo, dico, ma perché? Perché? Cioè, non ti faccio la lista di tutti gli artisti che mi hanno chiamato in quei giorni, che si preparavano ma per venire ai funerali, ma pensandoli 3-4 giorni dopo, non cioè l'immediatezza del giorno successivo. Cioè devi dare anche a tempo, allora questo si organizza. Ecco, allora può anche essere il comune o chi di dovere voler fare certe cose. Se c'è l'intenzione si fa, quando non si vuole allora è un altro discorso. Allora io voglio, a me, io ho la vaga sensazione, te lo dico chiaramente, che qualcuno non vuole. Non vuole ricordare assolutamente, va bene? Vuole che Mango finisca qui, così com'è. Politica al clero, diciamo. Armando, allora, facciamo un piccolo passo avanti, anche se non è facile, ovviamente. I progetti, no? L'intervistina, visto? Sì. Quando becchi me ti ci piglia lo sfizio. Assolutamente, ma io, tu ricorderai che io ti... Non tagli niente. No, assolutamente, no, solo... Ok, no, ma non si... No. Allora, ascoltiamo questo amico, prego. Io sono un fan, è un suo carissimo. Da dove vieni, scusa? Da Milano. Ma si può che un prete durante la messa dica manca più adesso che prima che era in vita? Ma stiamo scherzando? Però sì, però più adesso, cioè, è vergognoso che un prete dica una cosa del genere. La politica che ha fatto la pamparanza con la striscia tricolore, laico protestante, e non hanno fatto niente per laico religioso, non laico protestante, laico religioso. Quell'espressione non è qui laico, non è religioso. Non era un religioso laico, ma era un laico religioso. Ragazzi, ci sono degli equivoci in queste cose. Scusami, io non, cioè, non sono. È stato impegnato anche. Io sono ateo, non me ne può fregare di meno, ma per chi ci crede, queste cose sono molto importanti. E lui ci teneva a modo suo. Infatti si è fatto sposare dai francescani, non ha avuto che fare niente con i cattolici. Sì, vabbè, ma funerale, quindi su questo aveva ragione. Ha cercato di tamponare Don Mario, sinceramente. Noi lo sappiamo tutti, no? Non mi soffermo sull'argomento perché diventa piccante. Armando, facciamo un passo avanti con l'impegno che poi ci incontreremo, perché tu non ricordi, ma qualche anno fa noi dovevamo iniziare una rubrica e tu mi mandasti pure qualcosa già legata ad una tradizione particolare dei nostri territori, ma non è assolutamente il caso di parlarne stasera. Armando, facciamo un passo avanti, aiutami a fare un passo avanti perché oggi è una giornata particolare. I progetti, allora tutti vogliono fare giustamente, insomma, vogliono insomma guardare avanti e quindi immaginare anche delle cose dedicate a tuo fratello, però è interessante capire invece Armando e soprattutto Armando cosa intende fare o intenderebbe. Quando me lo chiederanno potrei dare anche dei suggerimenti intelligenti, giusto? Ma probabilmente ci sono altre persone che devono parlare prima di me, ci sono i familiari che lo rappresentano. Perdonami, se poi il familiare che lo rappresenta dice io non voglio manifesti, non lo voglio la sua faccia, io non posso fare niente. Non posso fare niente, non posso fare queste cose. Se vogliono fare delle cose in beneficenza e le bloccano, io non posso farci niente. Cioè, non è che posso. Cosa posso però, ecco, immaginiamo che domani mattina ti chiama il sindaco. Allora, una piazza. Tu dici già una piazza sarebbe un bel segnale forte. Beh, minimo, se gli devi fare il vicoletto, l'ha nascosto là dietro, ti dico scusami, facciamo lo stesso discorso di prima. Se un fan mi scrive che bello, domani omaggiano Mango su Rete 4 alle 4 del mattino con una replica, io mi incazzo, scusami l'espressione, perché mi sembra che è dovuto. Io ti dico scusa, non sei un fan, perché allora se mi scrivi sul profilo, sul sito principale, quello ufficiale, oggi Mango su Radio Bruno. Scusami, manco se fosse, non lo so, la signorina qui a fianco che ha fatto il dischetto e ha detto oh guarda che la signorina l'hanno messa su Radio Bruno. Cioè, che senso ha? Tale quale, se si fa un progetto si deve fare un progetto serio. Tanto mi dà tanto, nel senso di quanto ho dato a questo paese. Non credo che abbia, sia, sia,
dato proprio poco, o no? Se, però, se dici mango, dici Lago Negro, se dici Lago Negro, dici mango. Cioè, non, quindi mi sembra proprio normale trovare una foto. Non è facile, questo, anche la burocrazia, io non, te l'ho detto e tu lo sai meglio di me. Non è che ti alzi il sindaco domani mattina, faccio più Viale Roma, lo faccio Viale Mango. Prima di dedicare un nome anche scomparso da poco, devi fare delle cose in modo serio. Pino Daniele l'hanno fatto subito, non so, una via, non è una cosa eclatante, però hanno cominciato già a muovere qualche cosa. Possiamo, certo, assolutamente sì, quindi una piazza. Armando, quindi possiamo dichiarare, insomma, una tua disponibilità da domani mattina a far parte di un tavolo, no? Si usa dire così, no? Che tenga insieme. Scusami, ma un tavolo, un problema, mi devo portare il tavolo da casa. No, ma al comune ci sarà un tavolo. Non lo so, mi sa che per il mese bisogna che me lo vada prima dal falegname. Banchetto, ma... No, perché capito? Allora lì è fatto serio. Allora, se si fanno le cose seriamente, con la volontà di farle in un modo onesto, corretto, limpido, non ci vuole niente. Io non mi nascondo dietro un dito, mai, giusto? E allora si fanno le cose bene. Se si deve organizzare una cosa, ma perché lei deve organizzare quello che non la sa fare, che forse sta, è più adatta a fare altri compiti, altri ruoli, eccetera? Ma lo vedi che le casse sono sfondate, non si sentono, e allora chiama uno che è adatto, no? Ogni cosa, vedi che tu ti stai stancando perché ti dovresti portare l'operatore a tenere addosso sulla spalla sto cacchio di... Armando, con l'impegno di rivederci e risentirci, io mi sono più volte avvicinata a te nel corso della fiaccolata, perché ti sentivo cantare, allora volevo rapire alcuni tuoi momenti, alcune tue vocalizzi, no? Che sono divertente quando Paghelli sotto tu lo sai che sono quell'ironico piccante che poi fa televisione. Sì, assolutamente sì, ma no, volevo dire, Armando, era molto bello, insomma, ecco, sentirti cantare sempre, tornando a quei vicoletti, a quel percorso che chissà quante volte avete fatto con tuo fratello. Chiudiamo davvero, aiutami a chiudere nel miglior modo questa intervista. Ecco, tu sei un artista, tu sei un poeta, ecco, tu e Pino... Dopo Dante Alighieri, poeti, guarda, che dire, uno che l'ha scritta la Divina Commedia, mi vergogno solo a dire... Non che poeta, ma lo sei. Scriviamo delle cose, no? Ci mancherebbe altro. Ma solo uno stupido si può definire poeta oggi. Io, dato che stupido non lo sono, quindi. Ma chiudiamo con una speranza. La speranza che il Sud un po' si svegli, che i giovani si svegliano ancora, perché si stanno addormentando pure loro, ma non per colpa loro, che ci sia un po' di movimento, ma movimento di idee, movimento supportate pure dalla politica. La Chiesa stessa, io con questo Papa credo molto, a questo Papa sono veramente affezionato, forse come raramente mi è capitato, stranamente ti farà cosa strana a te, mi sono fermamente credente, no? Quindi, ma sono contento di... Come ti sciocca sta cosa, ma guarda, hai visto? Perché? No, perché quelli duri sembrano che... No, invece io, il mio modo di credere, un modo sincero, onesto e forte, i bigotti non mi piacciono per natura, quindi, ma non è che li troviamo solo nella Chiesa, li troviamo pure fuori dalla Chiesa, molto spesso. E credo molto in questo Papa, questo sta dando... Vabbè che siamo nati pure lo stesso giorno, 17 dicembre, ma facciamo il compleanno, hai capito? Guarda un po' come devo fare. E qui mi trova molto d'accordo su molte sue espressioni, su molte sue idee, su molte sue... E nessuno si sta rendendo conto che, io non faccio assolutamente paragoni con lui, che io so schietto, ma lui veramente è uno che dice papà, 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 le cose come stanno. Ma perché questo fa sempre scandalo in questa Italia? Hai capito? Quest'Italia che un po' sembra si deve nascondere dietro le cose, così le diciamo come vedi prima, il signore ha detto la sua espressione, anch'io ho sentito quell'espressione un po' così, a me è arrivato un po' infelice, lui l'avrà studiata bene, glielo chiederò pure io, però ognuno ha il suo modo di vedere, quindi un attimino anche da parte della Chiesa, aprire, lo dice il Papa, non lo vogliamo fare il resto, o no? Sei d'accordo tu col Papa? Assolutamente. E allora apriti pure tu, comincia ad avere meno paura di quelli diretti come me, e che forse potrebbe servire alla comunicazione di più di quelli bigotti, falsi, ipocriti, che, ma hai capito che molto spesso basta una letterina. Se te ne faccio una io, guarda, di letterina,
e poi te la firmo pure. Però dimmi di Pino, chiudiamo con Pino. Armando, un pensiero, una riflessione su tuo fratello. Una riflessione semplicissima: era uno dei più grossi artisti, secondo me, europei, giusto? Ma te lo dico con tutto il cuore. E insieme facevamo non una coppia stravincente, ma una coppia mondiale. Basta, semplicissimo. Se poi la Basilicata se ne vuole rendere conto, grazie, se no pazienza, non c'è problema, se ne renderà conto naturalmente il mondo, non ce n'è bisogno della spinta loro. Ho sempre creduto che le cose forti non le fermi mai, è impossibile.